In attesa della quarta giornata c'è stato un assaggio nel girone E della Serie D. Della partita di Arezzo abbiamo già detto tutto in presa diretta, ribadiamo solo un aspetto. Le condizioni in meteo non erano favorevoli, ma solo ad Arezzo non si è giocato. Basta avanza per capire come lo stato di salute di quello che un tempo era uno dei più bei tappeti verdi d'Italia non sia messo bene. Intanto si è giocato a Livorno e Ostia e Livorno ha piegato 2-0 i versiliesi del Seravezza. Colacchione si è affidato al 3-4-1-2 con Belli ad agire alle spalle del tandem d'attacco composto da Neri e Rodriguez. Il match è iniziato a ritmi bassi e il primo timido tentativo è stato proprio di Rodriguez, il cui destro al nono è stato deviato in corner da Lago Marsini. Gli Amaranto al 18° hanno perso Luci per infortunio, al suo posto Lofaso che si è piazzato sulla tre quarti. La formazione di Colacchione si è resa pericolosa con un tiro cross di Lucarelli al 32° e una conclusione di Rodriguez nel finale di frazione, ma l'occasione più nitida è stata per il Seravezza che in pieno recupero ha sferrato il gol del vantaggio con un destro di Benedetti su cui è stato molto bravo Fogli. Nella ripresa gli Amaranto sono partiti forte e si sono resi subito pericolosi, prima con Lofaso, bravo Lago Marsini a respingere la conclusione del numero 98 del Livorno, e poi Neri, il cui destro è terminato di poco al lato. È stato il preludio al gol che è arrivato al 59° grazie ad un sinistro in diagonale di Lucarelli che ha sfruttato al meglio una bella apertura di Lofaso. Il finale poi è stato di sofferenza con il Seravezza che ha fatto di tutto per poter pareggiare. Aveva trovato anche il gol su autorete, ma per fortuna del Livorno si è alzata la bandierina dell'assistente per segnalare il fuorigioco e il Livorno ne ha approfittato proprio per chiudere la partita a 5 minuti dal termine con Belli, dando il via alla festa sugli spalti labronici. Con questo successo il Livorno aggancia in vetta l'Arezzo in attesa del recupero di mercoledì con il Terranova Traiana. Nell'altra partita l'Ostia Mare ha diviso la posta con il Gibiborgo, il Lucchesi in vantaggio con Pera, la replica dei laziali arriva nella ripresa con Milani da poco entrato.